Questa mostra presenta una cinquantina di opere che per la maggior parte sono delle icone portatili, quindi di piccole dimensioni, sono delle tavolette di legno incise all'esterno e dipinte all'interno, che sono una tradizione specifica della cultura religiosa dell'Etiopia cristiana. Appaiono a cominciare dalla fine del XIV secolo e poi hanno un lungo periodo di produzione fin quasi alla fine del XIX secolo. E sono delle icone che cercano di sintetizzare in pochi temi, molto ripetuti, ma ogni volta con soluzioni cromatiche e grafiche diverse, quelle che sono i fondamenti della fede cristiana. La crocifissione, la Vergine Maria con il bambino, i santi intercessori, in particolare San Giorgio, che nella tradizione etiopica viene ritenuto come il più potente intercessore tra l'umanità e la divinità. Quindi quello che noi vediamo nelle vetrine di questa mostra sono il segnale di una riflessione secolare che il popolo etiopico ha condotto, anche con influssi dell'arte occidentale, ma con una perdurante genuinità che è quella di una delle più antiche chiese cristiane del mondo. Noi sappiamo che ci sono due fasi importanti, una alla fine del XV secolo, quando il Doge di Venezia invia degli artigiani, tra cui anche dei pittori, alla corte imperiale etiopica, e poi il secolo successivo invece le prime tappe degli esploratori e dei religiosi portoghesi in territorio etiope. Tanto i pittori tardo quattrocenteschi veneti quanto i religiosi portoghesi importano, in qualche modo impostano anche certe soluzioni, in particolare quella della Vergine Maria che tiene il bambino è ricavata da una celeberrima immagine che sta a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore e che diventa il punto di riferimento iconografico per tutta la tradizione iconica etiopica. Ma volevamo portare all'attenzione questi capolavori che si congiungono in parte con la precedente mostra che abbiamo fatto a Venezia presso l'Università Ca' Foscari con la collaborazione dell'ente regionale e dell'università stessa. Cioè la sacralità della religione cristiana in Etiopia è riconducibile a prima della sacralità forse dello stesso Occidente. Per cui riscoprire momenti di religiosità così vetusti, importanti, abbiamo ritenuto che fosse un emblema anche per l'applicazione della multimedialità su cui noi stiamo applicando e che può attirare soprattutto le giovani generazioni. Tant'è che la mostra, che sarà aperta fino ad ottobre, avrà nei mesi di luglio ed agosto anche aperture serali, proprio per consentire alla gente, ai giovani in particolare, questo approccio che è anche un approccio culturale.